La crescita della Cina come motore dell'economia globale è diventata negli ultimi mesi uno dei fattori di instabilità perché sono cresciuti i timori di un possibile hard landing della Cina indotto da uno scoppio della bolla finanziaria. Quando infatti nel 2012 ha iniziato a venir meno la creazione del credito da fonte governativa, le si sono sostituite nuove forme di creazione di liquidità attraverso canali non tradizionali. All'inizio i mercati hanno accolto con favore questa evoluzione, perché si sono focalizzati sull'effetto di supporto alla crescita economica, con le ricadute positive che noi oggi stiamo vedendo, con una crescita della produzione, un'espansione del settore manifatturiero ed una ripresa delle esportazioni. Tuttavia, col passare del tempo, ci si è focalizzati sempre più sulla mancanza di trasparenza e di regolamentazione di questo nuovo fenomeno e sono cresciuti i timori per l'opacità e l'instabilità di questa nuova fonte di credito. I timori si sono accresciuti anche a causa della dimensione assunta da questo fenomeno. Oggi infatti lo shadow banking in Cina pesa per il 35% del total social financing ed è arrivato a pesare per il 67% del PIL cinese. Questa problematica si sposa con un'importante evoluzione in Cina, il cambio di leadership e di obiettivi di governo. Non più e non solo focalizzazione sulla crescita, ma soprattutto sullo sviluppo, per porre la Cina su un sentiero sostenibile di espansione. Il governo si sta focalizzando su importanti riforme, quella energetica, il trasporti ferroviari, il settore immobiliare, la finanza, e ha messo mano ad importanti regolamentazioni per arginare i fenomeni della corruzione e delle pratiche non competitive. Questo nel medio periodo provocherà o creerà una migliore qualità della crescita cinese. D'altra parte, nel breve periodo avremo meno quantità di crescita cinese e minore crescita vuol dire crisi del settore finanziario e rischio di scoppio della bolla finanziaria. Ora, sebbene vi siano delle similitudini, non è possibile accostare l'attuale situazione della crisi finanziaria cinese con quella vissuta per esempio dal Giappone nella fine degli anni Ottanta o la recente crisi dei subprime in America. Il primo elemento da considerare è che l'85% dello shadow banking avviene comunque all'interno del settore bancario e le banche in Cina sono controllate dal governo. Inoltre, esse tendono ad autofinanziarsi, quindi non hanno bisogno di ricorrere al debito all'esterno. Inoltre la Cina applica un rigido controllo del mercato dei capitali, a differenza delle aperte economie sviluppate. Questo vuol dire che vivere una crisi finanziaria in Cina è puramente una decisione governativa. Inoltre il governo ha tutti i mezzi per gestire questa crisi. Stiamo parlando dell'economia con le maggiori riserve monetarie del mondo, 3,66 trilioni di dollari, un surplus di bilancia commerciale e un rapporto debito-PIL che si attesta appena al 23%, contro una media del 108,5% delle economie sviluppate. Ecco perché a nostro avviso è più probabile che assisteremo a un progressivo sgonfiamento della bolla finanziaria in Cina piuttosto che a una sua esplosione. Questo ha anche delle ricadute in termini di investimento, perché dopo un periodo protratto di sottoperformance si può tornare a guardare in maniera costruttiva il mercato azionario cinese, che oggi quota su un livello di prezzo utili atteso a sconto di circa il 17% rispetto alla media dei paesi emergenti, che a loro volta quotano con uno sconto storico di circa il 43% rispetto alle valutazioni dei paesi sviluppati. Ne va d'altra parte trascurata la componente tasso di cambio. Sebbene infatti dall'allargamento del PEG del 2005 lo yuan si sia già apprezzato del 38% rispetto al dollaro, la parità dei poteri di acquisto ci dice che lo yuan è ancora sottovalutato di circa un 40% e questo gap dovrà prima o poi essere colmato se il governo cinese vuole porre il sistema economico locale verso un nuovo sentiero di crescita e sviluppo.